Antonio Buoncristiani saluta Siena. L'arcivescovo ha ricevuto l'omaggio della città nella Sala delle Lupe. Grave incidente sulla 429 bis tra Poggibonsi e San Gimignano. Un motociclista ricoverato in gravi condizioni. Ultimo giorno di lavori a Mociano. Oggi pomeriggio 6 le batterie in programma con 42 cavalli presenti. E per lo sport la polisportiva risponde al fondo inglese. Disposti a trattare, dicono, ma con chi ci rispetta? Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Una buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Siena TV. Abbiamo fatto tanta strada insieme lungo un percorso non sempre facile, così questa mattina nella Sala delle Lupe l'arcivescovo Antonio Buoncristiani ha salutato Siena dopo 18 anni. Sentiamo. È molto difficile farlo perché dovrei dire quello che ho trovato e quello che lascio, e tutto questo è molto complicato, quindi non si può dire in un'intervista. Certamente si è camminato. No, si è camminato nella riforma delle strutture, si è camminato nel cercare di rispondere alle esigenze di questo nostro tempo, perché evidentemente non è che Siena è un'isola, cioè è un'isola felice dal punto di vista della bellezza delle contrade, il palio e così via, ma poi è come il resto del mondo, quindi con tutti i problemi di consumismo, di individualismo. Valori che vanno contro evidentemente quello che come cristiano io credo e debbo annunciare. Quindi è stato un percorso che non è stato facile, però l'abbiamo fatto nel nome del Signore e stiamo ancora facendolo. La successione non è come un comune o uno Stato in cui cambia il Presidente e cambia tutto. No, la successione è come io, sono successore di quello prima di me, lui è successore di me, ma il punto di partenza è Cristo, cioè gli Apostoli. Per cui praticamente lui non deve fare nient'altro che continuare il cammino, con un altro stile, secondo il temperamento, perché fra me e il nuovo arcivescovo, che è una persona carissima, no, ci sono 18 anni di differenza, proprio quelli che io sono stato vescovo a Santa Caterina, cioè a Siena, quindi evidentemente è da aspettarsi un cambiamento di stile, no, perché è normale, quindi, però per il resto tutto continua. Grave incidente questa mattina sulla strada 429 bis che collega Poggibonsi con Certaldo. Un motociclista ha avuto un frontale con un furgoncino. Adesso l'uomo in moto è ricoverato all'ospedale di Careggi a Firenze. Trasportato d'urgenza con Pegaso all'ospedale di Careggi a Firenze, un motociclista vittima di un incidente. Un frontale con un furgoncino è avvenuto questa mattina presto sulla strada 429 bis che collega Poggibonsi con Certaldo. Necessario l'intervento di carabinieri, vigili del fuoco e 118. Le condizioni dell'uomo adesso sarebbero gravi. Sono le 6.30 del mattino quando su una strada molto trafficata come la 429 bis nel comune di San Gimignano, una moto nera improvvisamente viene mandata fuori strada. Il motociclista stava andando verso Poggibonsi, il conducente di un furgone che trasportava batterie e altri materiali per auto stava invece viaggiando in direzione Certaldo quando si è verificata la terribile collisione. Al momento non sappiamo con certezza quale sia stato il reale motivo dell'impatto, anche se una delle ipotesi avanzate nel tentativo di ricostruire la dinamica è quella di un colpo di sonno del conducente del furgoncino che avrebbe invaso la carreggiata occupata dal motociclista. Da lì è nato lo scontro frontale. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso con l'uomo che d'urgenza è stato trasportato all'ospedale di Careggi a Firenze. È stato un brutto incidente. E rimaniamo sulla cronaca. Controlli serrati da parte della Guardia di Finanza di Siena nei confronti degli esercizi di money transfer della zona, utilizzati sempre più spesso per scopi illeciti e per finanziare organizzazioni terroristiche. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena, nell'ambito della costante azione di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, hanno eseguito una serie di azioni ispettive nei confronti di numerosi esercizi commerciali sienesi che svolgono attività di money transfer, ovvero che prestano servizi di rimessa di denaro. Gli investigatori delle Fiamme Gialle, nell'ambito degli interventi effettuati, hanno messo sotto la lente di ingrandimento le prime 20 transazioni poste in essere dagli avventori individuati all'interno dei vari centri di rimessa.
Ulteriori 100 transazioni finanziarie saranno nel breve periodo monitorate con la finalità preventiva di intercettare possibili canali di finanziamento al terrorismo, ovvero di alimentazione di circuiti illegali nella loro accezione più ampia. Come noto, infatti, i money transfer sempre più frequentemente sono utilizzati per condotte di ripulitura di proventi criminali, grazie all'uso di denaro contante e delle modalità di distribuzione del servizio che si realizza attraverso il massiccio ricorso ad una capillare rete di punti vendita diffusa su tutto il territorio nazionale. È ormai indubbio che essi rappresentino canali finanziari privilegiati per sovvenzionare anche il terrorismo internazionale. I controlli eseguiti dal corpo mirano ad individuare ed interrompere le rotte finanziarie potenzialmente pericolose. L'esperienza operativa maturata consente un efficace controllo dei circuiti di pagamento alternativi al sistema bancario, degli strumenti di moneta elettronica e delle valute virtuali, indispensabile per intercettare possibili operazioni di finanziamento di reti del malaffare. Le fiamme gialle continuano, anche sul fronte dell'antiriciclaggio, a monitorare i flussi finanziari potenzialmente pericolosi allo scopo di intercettare i capitali illeciti che inquinano il mercato e la concorrenza, colpendo le organizzazioni criminali nel cuore dei propri interessi economici, patrimoniali ed imprenditoriali, permettendo così di restituire alla collettività i beni illecitamente accumulati. Torniamo adesso a parlare del caso dell'avvocatessa posta ieri agli arresti domiciliari con l'accusa di peculato continuato, falso ideologico e materiale a danno degli anziani di cui era amministratrice di sostegno. Per la donna potrebbero esserci conseguenze non solo penali. Teresa Scarcella. Potrebbero esserci conseguenze non solo penali per l'avvocatessa Manuela Boccacci, la professionista con studio a Colle Valdelsa, posta ieri agli arresti domiciliari con le accuse di peculato continuato, falso ideologico e materiale a danno degli anziani di cui era amministratrice di sostegno. La donna si sarebbe appropriata nel corso di vari anni dei soldi degli anziani, alcuni ricoverati in residenze sanitarie assistenziali, lasciandoli in situazioni di indigenza con importanti debiti, nascondendo al giudice tutelare le sue condotte attraverso false relazioni periodiche. Ma non solo, dall'indagine sarebbe emerso anche che l'avvocato in un caso avrebbe scritto un falso provvedimento del giudice tutelare che le avrebbe consentito di ottenere un finanziamento per 16.000 euro che si sono andate ad aggravare sulle finanze dell'amministrato. Questa mattina in seduta straordinaria si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena per discutere la posizione da assumere ed eventuali provvedimenti da prendere nei confronti della donna. Tanti gli aspetti da valutare considerando la gravità delle accuse mosse e della reazione dell'opinione pubblica sul caso. L'Ordine infatti ha ricevuto in precedenza già numerose segnalazioni riguardanti il soggetto che nel dicembre 2018 fu oggetto di un'indagine da parte della Guardia di Finanza in seguito a fatti analoghi con tanto di sequestro preventivo di oltre 50.000 euro. Apriamo adesso la nostra pagina di Palio. Ultima giornata di lavori alla pista di Mociano. Si è concluso oggi pomeriggio il percorso di addestramento in vista delle due carriere del 2019. 6 le batterie disputate con 42 soggetti impegnati. Sentiamo le parole di Stefano Calbucci della Commissione Veterinaria Comunale nel servizio di Viola Carignani. Ultima giornata di corse a Mociano, un'annata davvero sfortunata a causa del maltempo, dottore. Sì, quest'anno il tempo sicuramente non ci ha aiutato, abbiamo dovuto rinviare diverse volte gli appuntamenti, però alla fine siamo riusciti a recuperarli tutti e i cavalli hanno fatto le prove previste. Possiamo fare un piccolo bilancio su questa stagione di addestramento un po' ridotta? Beh, diciamo che il bilancio è positivo, come tutti gli anni abbiamo visto già i cavalli esperti in buone condizioni e stiamo vedendo degli ottimi soggetti che rappresenteranno il futuro della festa nei prossimi anni. Due giornate di corse di prove di notte anche quest'anno? Sì, si prevedono due giornate, i cavalli sono tanti, anche per dare possibilità ai cavalli giovani di poter assaggiare la piazza. E il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, è intervenuto ai nostri microfoni riguardo alla possibilità di un aumento della capienza di Piazza del Campo durante il giorno del Palio. Sotto osservazione in questo momento sono le nuove uscite meccanizzate che potrebbero però apparire solo ad agosto. Il primo cittadino è poi intervenuto anche sulla questione relativa al nuovo protocollo dei farmaci. Sentiamo. Per ora no, stiamo lavorando su quelle nuove uscite come avete visto, anche per renderle apprezzabili da un punto di vista estetico, ma faremo degli esperimenti. Credo che ora non ho ancora parlato con i ragazzi dell'ufficio tecnico, sono straordinari, che stanno allestendo questi nuovi cancelli di uscita.
Vediamo, io spero e confido di poterli sperimentare se non al Palio di luglio, almeno al Palio d'agosto. Stiamo attendendo la risposta del Ministero, abbiamo mandato la documentazione dopo aver sentito sia capitani sia ovviamente i loro delegati che erano veterinari. Speriamo ci passino, ci hanno fatto delle piccolissime osservazioni, speriamo ci passino anche queste e quindi speriamo di aver messo quantomeno per un periodo di tempo importante il palio un po' in sicurezza. Aspettiamo la risposta però, ancora non l'abbiamo avuta. Palio e novità saranno al centro del forum dal titolo La legge del palio, organizzato dalla Nazione con la collaborazione del presidente della Biblioteca degli Intronati, Raffaele Ascheri, e che si terrà domani alle 17.30 nella Sala delle Lupe. Ce ne parla Giuseppe Di Blasio, caporedattore della Nazione di Siena. Diciamo che questo primo anno dell'era De Mossi da sindaco ha portato molte novità nel regolamento del palio e nell'organizzazione della festa. Ebbene, noi abbiamo voluto pensare di fare il punto sulle novità organizzando questo forum e dandogli un titolo che ovviamente è emblematico, la legge del palio, e mettendo a confronto due esperienze. L'esperienza del sindaco e l'esperienza del procuratore capo Salvatore Vitello. Il sindaco parlerà anche delle ultime novità che ha portato alla festa già nelle ordinanze prese ieri, e il procuratore capo parlerà invece di una sorta di, come dire, di confine sempre più mobile tra la legge normale, tra i codici e la festa senese. Secondo me le novità sul regolamento antidoping con il nuovo protocollo dei farmaci adottato proprio ieri con l'ordinanza del sindaco e con il fatto che il prelievo sarà fatto l'esame del sangue anche a cavallo vincente, a cavallo vittorioso, sarà una novità molto dibattuta. Ma se noi ripercorriamo a ritroso tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi, ci accorgiamo che sono state introdotte innovazioni regolamentari, di procedura, di riti anche, che in qualche modo possono diventare anche tradizione. È una nuova stagione per il palio, questo è evidente. Torniamo a parlare della statalizzazione delle scuole d'infanzia. Potrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda le educatrici, mentre resta in dubbio la posizione dei lavoratori nel settore dei servizi ausiliari. Bianca Maria Oliveri. Una vittoria mutilata, è così che l'FPCGL Siena ha commentato l'eventuale risultato che potrebbe derivare dall'approvazione della variazione di bilancio che verrà presentata al prossimo Consiglio Comunale dall'assessore al bilancio Luciano Fazzi. Una manovra che, se da una parte eviterebbe l'esternalizzazione del ruolo delle educatrici, non metterebbe in salvo la posizione degli addetti ai servizi ausiliari. Se fosse vero che appalteranno solo i servizi ausiliari dei nidi comunali, si legge su una nota diffusa dal sindacato, avremmo vinto la battaglia sull'esternalizzazione dei nidi, la protesta che abbiamo portato avanti con i genitori e con la parte migliore della città. Ma comunque sembra una vittoria mutilata, perché perdere custodi e cuochi ci sbigottisce. Il personale ausiliario è parte integrante del gruppo di lavoro e negli anni ha fatto formazione con le educatrici. Questi lavoratori infatti non devono solo pulire o cucinare, ma rapportarsi anche con i bambini e le loro famiglie. Infine si legge nella nota: aspettiamo una convocazione urgente da parte dell'amministrazione comunale. La differenza la fai tu, è il titolo dell'evento che si terrà domani sera a partire dalle 21.30 in Piazza della Resistenza a Monteroni d'Arbia, una serata organizzata dalla Pubblica Assistenza Val d'Arbia che avrà al suo interno una iniziativa molto particolare. Sentiamo le parole di Emilia Di Gregorio, volontaria della Pubblica Assistenza Val d'Arbia. È un flash mob che hanno ideato i ragazzi del campo scuola, anch'io sono la protezione civile, e la regia l'hanno curata loro insieme ai nostri volontari, un'occasione per sensibilizzare alla cultura del primo soccorso in tutte le sue sfaccettature, da ciò che può fare il singolo cittadino, a ciò che fanno volontari tutti i giorni, a ciò che possiamo fare tutti diventando volontari o semplicemente acquisendo la consapevolezza che siamo noi a fare la differenza e che siamo noi a poter fare sempre qualcosa in più. Il 28 di giugno la serata sarà dedicata alla protezione civile con tante storie di resilienza. Avremo ospite domani sera Dimitri Bettini, che è presidente di ANPAS Toscana, mentre il 28 sarà con noi Roberto Poggiani, referente di protezione civile, e per raccontare ANPAS Protezione Civile che cosa fa, come è strutturata e soprattutto cosa ha di bello da raccontare alla cittadinanza, cosa rimane dietro questa grande struttura e cosa invece può essere alla portata di tutti.
un'associazione di quasi 5.000 soci, tantissimi volontari, tante le iniziative, da quelle del gruppo donatori, che anche domani pomeriggio in Piazza della Resistenza a Monteroni celebrerà insieme alla Misericordia la giornata dedicata ai donatori di sangue, e poi tante altre iniziative come il corso per i ragazzi di 16 anni, volontari Young, il campo scuola Chiesa della Protezione Civile che partirà il 14 luglio e tutto ciò che potete trovare raccontato sui nostri social, sul nostro sito. E passiamo alle notizie della provincia. Nasce la scuola di formazione politica, ce ne parla Fabio Lattanzio di Italia in Comune Monteriggioni. Quindi serve un luogo di confronto culturale continuo ed è una scuola di formazione perché si analizzeranno tutti i casi che si possono realizzare e che si concretizzano nella politica locale, nell'amministrazione comunale, senza invadere lo spazio culturale e comunque le posizioni culturali che ha ogni cittadino. A prescindere da come la si veda, è un luogo dove soprattutto si vuole fare studio e analisi di quella che è l'attività politica locale. C'è curiosità davanti a questa tua iniziativa da parte dei cittadini? C'è tanta curiosità, c'è tanto interesse, noi abbiamo già fatto una piccola edizione lo scorso anno tematica sulla gestione dei servizi pubblici nei comuni, adesso la faremo per il prossimo anno, per i prossimi anni, sulla funzionalità specifica dell'ente, soprattutto del Consiglio Comunale, e lo faremo anche grazie a una ricca rete di amministratori locali che ci hanno dato disponibilità in tutta la Toscana ma anche extra Toscana. Chiedono trasparenza spesso ai cittadini, anche per questo che lo fate? Lo facciamo perché la trasparenza è stata la più grande richiesta che ho ricevuto da parte dei cittadini in campagna elettorale, più ancora di tutte le tematiche ambientali su quali mi ero impegnato, soprattutto sugli aspetti urbanistici che si sa hanno avuto una rilevanza importante nel dibattito politico e anche nella compromissione giudiziaria da parte del nostro ente rispetto a tante vicende. Spostiamoci in Valdelsa. Al carcere di Ranza, a San Gimignano, si è svolta una partita tra studenti e studenti detenuti. L'iniziativa rientra nel percorso di educazione alla cittadinanza attiva e partecipata dell'Istituto Roncalli di Poggibonsi. Una partita di calcio tra gli studenti del Roncalli e gli studenti della casa circondariale di Ranza, nel comune di San Gimignano. Una partita organizzata dall'area educativa del carcere in collaborazione con l'Istituto Roncalli di Poggibonsi. Protagonisti sono stati gli studenti, quelli detenuti, che frequentano il corso turismo della scuola carceraria, e quelli della VAF, dell'Istituto della Valdelsa, accompagnati dalla docente Angela Ferretti e dal referente della scuola carceraria, il professor Luigi Zonno. L'incontro si è svolto in 3 tempi di 50 minuti ciascuno, il terzo dei quali ha visto confrontarsi 2 squadre miste di giovani studenti e detenuti. Un momento formativo importante che ha lasciato tutti soddisfatti. È stata una bella esperienza, dichiara Nicolò Cibecchini della VAFM. All'inizio avevamo un po' di ansia ed ero un po' disorientato, ma poi abbiamo trovato un ambiente accogliente e ci siamo divertiti. Ho partecipato all'incontro che ha rappresentato un momento importante per tutti gli studenti del nostro istituto, commenta il dirigente scolastico Gabriele Marini. Per gli studenti della VAFM, che hanno avuto l'opportunità di fare un'esperienza didattica significativa che si inserisce in un più ampio percorso di educazione alla cittadinanza attiva e partecipata e di confrontarsi con la complessità della vita carceraria. Siamo contenti, chiude Marini, di poter svolgere una funzione così importante come quella educativa e culturale all'interno del carcere di Ranza. Presentati questa mattina di fronte all'Abbazia di Sant'Antimo a Montalcino, 8 nuovi autobus extraurbani di TM che rientrano nel percorso di rinnovamento della flotta autobus appunto di TM. Presenti molti esponenti politici e molti dirigenti dell'azienda. Sentiamo le interviste realizzate da Lorenzo Agnelli al presidente di TM Massimiliano Dindalini e all'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli. Questo è un ulteriore lotto, ne mancano 12 per completare i 30 acquistati in corso d'anno e abbiamo scelto dei luoghi caratteristici per presentarli, proprio per coniugare non solo il trasporto pubblico ma anche i territori che questi mezzi attraversano e soprattutto coniugare, oltre al servizio, anche un paesaggio che ha bisogno di essere valorizzato in ogni aspetto, quindi anche attraverso degli autobus moderni, confortevoli, meno inquinanti, al servizio della collettività.
Continueranno ad essere inseriti nel territorio, prevalentemente nelle aree di Siena e di Grosseto, territorio collegamenti extraurbani, quindi non solo tra i capoluoghi ma anche tra i maggiori centri, in questo caso appunto tutta la Val d'Orcia, la Val di Chiana, prossimamente il Casentino, quindi tutte le aree che hanno necessità di un rinnovamento dei mezzi extraurbani che purtroppo da molto tempo il servizio del trasporto pubblico non aveva. La Regione è soddisfatta di vedere che i nostri cofinanziamenti si trasformano in nuovi mezzi e in un servizio più efficiente e un servizio più efficace e più confortevole. Questo è il frutto del contratto ponte che abbiamo siglato con le aziende che attualmente stanno gestendo il servizio 2018-2019, e oltre a questi ne arriveranno altri e quindi stiamo andando verso il rinnovo della flotta per un TPL che sia sempre più in grado di essere scelto e non subito dalle fasce più deboli che sono gli anziani magari o gli studenti che debbono comunque utilizzare i mezzi qualsiasi essi sono. Noi stiamo investendo molto su una mobilità sostenibile che appunto, come lei diceva, si basa anche su mezzi meno impattanti dal punto di vista delle emissioni. Una strategia che è fatta anche di maggiore integrazione tra il ferro, la gomma, la bicicletta, e tutti i territori devono essere toccati, nessuno deve rimanere a piedi. Ecco che questi mezzi appunto arrivano anche in aree a più bassa frequentazione, ma per noi Regione Toscana altrettanto importanti in questa strategia di mobilità sostenibile dove, lo ripeto, nessuno deve rimanere a piedi. Al via la 59esima edizione della Festa del Barbarossa di San Quirico d'Orcia, che avrà il suo momento clou questa domenica. Quest'anno i premi saranno dedicati al 75esimo anniversario dei bombardamenti sulla città. Francesca Campanelli. Con la presentazione delle brocche dell'imperatore, delle brocche del Barbarossa dei Citti e dell'Orfeo si è aperta ufficialmente la 59esima edizione della Festa del Barbarossa di San Quirico d'Orcia, che domenica culminerà nella sfida tra alfieri, arcieri e tamburini dei quartieri cittadini. Quest'anno la dedica scelta dall'ente autonomo Barbarossa è il 75esimo anniversario dei bombardamenti su San Quirico avvenuti il 14 giugno del 44. A realizzare le brocche lo scultore senese ed artista di fama internazionale Alberto Inglesi. Tema l'ho diviso in tre parti: la parte architettonica, come ha detto David, la parte umana e la parte della natura, per cui la distruzione non è stata unica ma è stata, diciamo, ben distinta tra le abitazioni, tra la gente che abitava nelle abitazioni e il parco anche del Parco Leonini, che è stato distrutto in parte, insomma, ecco, a suo tempo. Beh, è importante ricordare questo evento perché gli eventi bellici hanno lasciato il segno dappertutto, ma San Quirico ne ebbe conseguenze piuttosto gravi, essendo un punto strategico al centro di una strada importante, per cui ci sono stati dei bombardamenti che hanno demolito gran parte del centro storico del paese, che poi è stato interamente ricostruito, e soprattutto hanno provocato un'infinità di vittime, quindi è un evento che non possiamo mai dimenticare e che è sempre bene ricordare, soprattutto alle nuove generazioni. E apriamo adesso la pagina sportiva. La polisportiva Menzana passa al contrattacco dopo le parole di ieri dei rappresentanti del fondo inglese. Pronti a dialogare, dicono, ma con chi ci rispetta, recita una nota diramata dalla società senese. Leggiamo con stupore i contenuti della conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio dal cosiddetto fondo inglese. In particolare colpisce l'affermazione che la polisportiva avrebbe addirittura rincarato le richieste nell'ultimo incontro tenutosi lunedì pomeriggio. Così l'ufficio di presidenza della polisportiva Menzana 1871, che risponde alle dichiarazioni del rappresentante del fondo inglese. Sul primo punto, prosegue la polisportiva, quello delle superfici, il fondo inglese ha presentato due proposte sempre molto inferiori alla nostra richiesta minima. Sul secondo punto invece, prosegue la polisportiva, ci pare talmente ovvia l'esigenza della contemporaneità del passaggio di proprietà per un tema di garanzie reciproche.
Infine, concludono i dirigenti, c'è il tema dell'accessibilità, sul quale viene spesso fatta della facile ironia da parte del fondo inglese. Forse in Inghilterra le cose sono diverse, ma qui a Siena, presso i nostri impianti, quotidianamente arrivano in ogni fascia oraria del giorno gli oltre 3.000 soci divisi in 20 sezioni, a copertura di 35 discipline sportive. Di essi, oltre 1.000 sono minorenni, i quali vengono accompagnati presso le strutture dalle famiglie. La polisportiva, con la consueta serietà, proseguirà a dialogare con tutti i soggetti che con correttezza e trasparenza vorranno parlare di progetti sportivi da realizzarsi a Siena, magari sapendo anche con chi si sta parlando. Tutto questo senza proclami o slogan che tendono ad agitare o tentare di cavalcare l'opinione pubblica, peraltro a volte tracciando una realtà immaginaria. E passiamo al calcio. Nome nuovo per la panchina della Robur. Dopo Dal Canto, Dionisi e Grieco, spunta la candidatura dell'attuale tecnico del Trapani, Vincenzo Italiano, Andrea Mari. Spunta un nuovo nome per la panchina del Siena. Oltre alle candidature di Dionisi, Grieco, Dal Canto, sembra farsi avanti l'ipotesi Vincenzo Italiano. L'indiscrezione, rilanciata dal sito specializzato tuttomercatoweb.com, vedrebbe bianconeri sulle tracce dell'attuale tecnico del Trapani dei Miracoli, che ha acceso su di sé l'interesse di molti club di Serie B, ma anche di società di spicco di Serie C, come appunto la Robur Siena. Nel frattempo però sembra prendere il via l'ennesimo caos all'interno della Serie C. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, in una nota stampa ha lanciato l'allarme sul prossimo campionato, spiegando che da oggi siamo in stato di agitazione. Nella prossima assemblea dei presidenti se ne discuterà compiutamente, non so però se inizierà il campionato. In questi mesi abbiamo lavorato in silenzio e con rispetto con il governo, dice il presidente, affinché fosse inserito nel decreto crescita un provvedimento a favore del calcio dei comuni d'Italia. La risposta però non c'è stata, sembra davvero non importare nulla a nessuno. Si è svolto oggi l'acqua a nuove forme della solidarietà, il quadrangolare di calcetto a 5 a scopo benefico, organizzato da Acquedotto del Fiora, che ha visto confrontarsi l'associazione Le Bollicine, l'arcidiocesi di Siena, Caritas di Grosseto e una rappresentativa di Acquedotto del Fiora. A proposito dell'evento, sentiamo le parole del presidente Emilio Landi e dell'amministratore delegato della società, Piero Ferrari. Oggi celebriamo una bella giornata di sport, una bella giornata di solidarietà, sempre in quell'alveo che ormai ADF ha inaugurato da qualche mese, cioè quello di essere vicino alle comunità che noi serviamo, non soltanto attraverso il sistema idrico integrato, quindi portare acqua buona nelle nostre case, portare acqua buona alle nostre cannelle, ma anche attraverso momenti di incontro come quello di oggi. Oggi incontriamo in questa giornata di sport l'arcidiocesi di Siena, incontriamo la Caritas di Grosseto, Le Bollicine di Siena, proprio perché riteniamo che essere vicini al territorio anche attraverso queste manifestazioni significa lavorare per il territorio. Una delle tante giornate che via via nel corso del tempo abbiamo messo in piedi, questa forse è ancora più simpatica rispetto alle altre perché oltre che mettere insieme lo sport e il sociale abbina anche le due realtà che sono il territorio dell'Acquedotto del Fiora, quindi Siena e Grosseto, quindi diciamo ci sono tante cose per essere soddisfatti e soprattutto diciamo un momento anche di svago per queste persone, questi ragazzi che hanno bisogno anche del nostro aiuto e del nostro appoggio. Ed era questa la nostra ultima notizia, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, subito dopo di noi andrà in onda il meteo, alle 21.05 invece il convegno Siena 2030 e alle 22.15 la replica del nostro TG. Una buona serata.